Quindi qui c'è TB al quadrato e mettiamo, quindi ricaviamo TB, mettiamo la radice, sotto radice viene 4 metri fratto 9,8 metri sul secondo quadrato. Metri e metri si semplificano, secondo quadrato rimane secondo perché è sotto radice e dovrebbe esserci più o meno, però almeno noi lo togliamo perché dal punto di vista fisico non ha senso perché il cronometro parte da zero e va in avanti e non all'indietro. Alla fine del calcolo quindi viene che TB è 0,408 secondi. Ricaviamo la nostra vera incognita, ovvero V0, quindi 9,8 metri sul secondo quadrato per 0,408 secondi. Secondi e secondi si semplificano e rimane circa 6,3 metri sul secondo, quindi la velocità iniziale con cui è stato lanciato il sasso è di circa 6,3 metri sul secondo.